Abusatene non è un invito all'illegalità, ma una richiesta di impegno civile che l'ONG Terre des Hommes lancia con la campagna Io proteggo i bambini, sviluppata su tre fronti: informazione, sensibilizzazione e raccolta fondi. Gli spot che vedremo on air, in TV, al cinema, nelle metropolitane e negli aeroporti, realizzati da Altavia Every e prodotti da Bedeschi Film, con la regia dell'enfant prodige Claudio Gallinella, ci ricordano che ognuno di noi può e deve fare qualcosa per fermare ogni violenza e abuso sui minori. Vediamo in che modo. Domani parte questa campagna che Io proteggo i bambini, che è la campagna di respiro nazionale più importante di Terre des Hommes Italia, che ha come obiettivo quello di sensibilizzare il grande pubblico in tutti i suoi livelli, quindi dalle istituzioni nazionali ai municipi, alle famiglie, ai bambini stessi, ad attivarsi per fare prevenzione, perché questo è lo strumento principale per contrastare il fenomeno della violenza sui bambini. Quindi l'obiettivo di questa campagna è questo, sensibilizzare. Non è però il momento in cui si sintetizza il lavoro di Terre des Hommes, perché noi lavoriamo su questo tema da sempre, abbiamo sviluppato anche degli strumenti molto concreti che quest'anno abbiamo messo a disposizione del pubblico. Quindi oggi è un momento, con la campagna parte un momento di grande visibilità di questo tema sul quale noi vogliamo incidere. La campagna sarà visibile fino al 20 di novembre, sarà ripresa dalle televisioni, appunto dalle radio, abbiamo dei testimonial che fortunatamente diffonderanno questo nostro messaggio e avrà anche degli eventi che dal 25 di ottobre in poi si susseguiranno fino al 20 di novembre. 25-26 ottobre Palazzo delle Stelline, abbiamo Totem che è il primo villaggio sulla multimedia, quindi il villaggio che porta i bambini a confrontarsi con i new media, quindi a rapportarsi in modo sicuro dai cellulari ai social network, a tutti quelli che sono gli strumenti con cui oggi i minori si possono e si devono confrontare. Poi abbiamo il Child Guardian Award il 10 di novembre, presso la sede del Comune di Milano, che è il primo premio che viene riconosciuto a livello nazionale alle aziende che usano l'immagine dei bambini in modo corretto rispetto anche alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia. Poi avremo una cena charity a novembre a Genova, al Galata, e poi una maratona sempre a Genova, simboleggiata dal fiocco giallo, che è il simbolo della campagna Io proteggo i bambini. Lo spot è stato girato con i simpaticissimi Carla Signoris, con Raul Cremona, con la Iena Luigi Pelazza, che si sono resi disponibili per lavorare per noi, naturalmente pro bono, e questo è stato una bellissima esperienza. Lo vedrete ripreso da tutte le televisioni italiane nel corso di queste settimane fino al 20 di novembre. Si può partecipare a questa campagna mandando un SMS al 45501, che permetterà di contribuire al finanziamento di alcuni nostri progetti di prevenzione della violenza sui bambini in alcune zone del mondo. Noi siamo molto in ritardo come Italia, almeno a tre livelli. Prima di tutto, l'Italia è la maglia nera degli aiuti allo sviluppo con lo 0,01% del prodotto interno lordo. Quindi bisognerà rimontare questa china, anche perché bisogna ottemperare gli impegni internazionali che sono stati presi dal nostro paese. E noi stiamo facendo pressioni, ovviamente, perché anche in questa situazione molto drammatica si facciano delle scelte, quindi magari meno cacciabombardieri e più sostegno alle politiche di lotta alla povertà. E i tempi che ci siamo dati? Beh, dovremmo fare queste cose per ieri. Ma l'idea del manifesto è un'idea che è emersa dal CISMAI, che è un coordinamento italiano di servizi contro il maltrattamento, e Terre des Hommes, che è l'organizzazione con cui lavoriamo e che aveva questa campagna Io proteggo i bambini, all'interno della quale abbiamo collocato l'idea del manifesto. L'ottica è di coinvolgere i comuni a diventare comuni amici dei bambini, che si impegnino quindi a mettere al centro delle loro politiche e dare priorità al tema dell'infanzia nelle loro scelte strategiche, sociali e sanitarie. Il manifesto è un impegno a dedicare formazione a questi temi, di mettere al centro appunto delle strategie comunali la prevenzione dell'abuso e del maltrattamento e la cura dell'infanzia sostanzialmente.